Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Presidente, buongiorno, inizia una nuova avventura, una nuova stagione per l'Oltre Po Voghera. Quali sono le aspettative per questo nuovo anno? Buongiorno, le aspettative come tutti gli anni sono quelle di andare a affrontare un campionato e di raggiungere il massimo che si può con la società, con la squadra che abbiamo tentato di costruire nel miglior modo possibile. Sappiamo che questa squadra manca ancora qualcosa, guarderemo durante adesso in preparazione così di mettere a posto i tasselli che mancano e guarderemo di fare una squadra competitiva al massimo che possa raggiungere sicuramente a noi ci aspettiamo di arrivare meglio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché il minimo che l'anno scorso abbiamo fatto, che quest'anno sicuramente il nostro obiettivo è quello di migliorarsi. Migliorarsi vuol dire di avere un obiettivo per raggiungere anche arrivare ai playoff, perché la cosa importante è per arrivare ai playoff. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff. Poi l'anno scorso avevamo anche l'obiettivo della Coppa, quest'anno la Coppa non l'avremo ancora iniziata, iniziando poi la Coppa guarderemo se possiamo anche puntare a andare avanti in Coppa, che l'anno scorso ci ha dato una grossa visibilità, ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Guarderemo di essere impegnati su questi due fronti e di dare il massimo di raggiungere questi obiettivi che per noi sono fondamentali, ed è quello di raggiungere i playoff. Ma vogliamo far bene, vogliamo fare sulla scia di quello che è stato fatto l'anno scorso, nonostante si è cambiato tutto, sia la guida tecnica ma soprattutto i giocatori, e dobbiamo ripartire praticamente da zero cercando, e non è facile questo, cercando di ottenere risultati importanti. La società appunto mi ha chiesto questo e cercheremo di creare un gruppo importante per cercare di toglierci delle grandi soddisfazioni. Ecco. Quali sono le caratteristiche della squadra in base alle informazioni che abbiamo sino ad oggi? Ma le caratteristiche adesso noi abbiamo cambiato totalmente, c'è lo staff, c'è uno staff, un mister, un preparatore atletico, un preparatore dei portieri nuovi, vedremo un po' il modo in cui vorranno giocare. La squadra è impostata in base alle caratteristiche che c'è il mister, e sarà poi a lui a capire come si potrà giocare in un modo o nell'altro, ma questo non è un compito del mister, che insomma se è molto preparato e abbiamo molta fiducia sul lavoro che andrà a fare, ma sia lui che tutto lo staff che ci sarà, che lavorerà con lui. Beh, a oggi dobbiamo completare la squadra, abbiamo cercato di prendere dei giocatori che potessero andare a completare il reparto difensivo, e abbiamo rinnovato completamente il centrocampo e l'attacco, e quindi lì praticamente ancora dovremo andare a valutare alcune situazioni che dobbiamo mettere a punto. Per il resto la squadra, le caratteristiche deve essere quella di avere un attaccamento particolare alla società, alla maglia che si indossa, ai ragazzi gli si chiede il massimo impegno e soprattutto cercare di avere un'aria diversa, cioè non sentire tanto le pressioni, perché questa piazza comunque le pressioni te le mette addosso, e cercare di far sì di essere un attimino più leggeri per poter creare quella leggerezza da poter far sì che i ragazzi possano divertire e soprattutto divertire la gente. Questo a livello psicologico, ovviamente. Per finire, quali sono le maggiori novità a livello proprio di preparazione e metodologia di allenamento dei ragazzi? Ma allora, la metodologia di allenamento è abbastanza definita, nel senso che cercheremo di lavorare tanto con la palla. Questi primi giorni faremo un allenamento solo, perché comunque sia dobbiamo vedere in che stato arrivano i ragazzi,
e cercare di ricondizionarli per poi andare dal 1 agosto a fare un lavoro molto più intenso. Metodologia di allenamento abbastanza semplice, nel senso che il preparatore vuole lavorare insieme a me. Chiaramente abbiamo instaurato un tipo di rapporto, per cui abbiamo pensato bene di iniziare a lavorare con la palla per poi cercare di fare, come si dice in gergo, meno lavoro a secco possibile. Ecco. È in fase di rinnovamento lo stadio Parisi a Voghera, quali sono le novità che aspettano i tifosi e gli abbonati? Soprattutto i tifosi, diciamo che adesso col lavoro che stanno facendo anche i responsabili marketing, che è Enzo Corbo e Matteo Zanellati, sicuramente guarderemo di incentivare anche l'affluenza di pubblico, mettendo ogni domenica estraendo, mettendo a disposizione un premio per di un premio a tutti gli spettatori con tutti i biglietti. Poi a Natale tra tutti gli abbonati ci sarà un viaggio per due persone in una località ancora da destinare, ma sicuramente veramente sarà interessante. E quelle sono le cose importanti. Però stanno lavorando anche l'ufficio marketing, sta lavorando per trovare sia sponsor che per anche persone, tifosi che possono avvicinarsi di più alla squadra. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.